Ciao a tutti, un nuovo video dei prodotti terminati del periodo. Ebbene sì, non abbiamo più la scatola, ma abbiamo il sacchetto. La scatola mi serve per l'armadio. Ho accumulato un po' di prodotti e ve li faccio vedere. Un altro Bontanova White Drink, sapete che mi riferisco da Penny Market. Un altro ancora, sono già quota a 3 White Drink Bontanova. Ok, poi riguardante il cibo ho quasi finito e quasi finito, quindi biscotti misura dolce senza, quelli allo yogurt molto buoni, li trovo da Carrefour Express. Poi ho finito la tinta che vi ho fatto vedere nel doll, l'ho finita perché l'ho fatta a casa. Questo è il risultato dopo qualche lavaggio, perché è già qualche giorno che l'ho fatta. Ne ho finite due perché sono di due periodi diversi, però ne ho finite due? Sì. Mi sono anche accorta che sono tutti doppi, va bene. Ho finito due L'Oreal Excellence Cream del colore nero. Poi allora, poi integratore, ho finito gruppo B Equilibra e echinacea di Echinide Urto della Esi. Questo l'ho preso per sistema immunitario e questo per combattere i sintomi di influenza. Questo l'ho pagato di meno da Hypershop, questo ho pagato 13 euro, però mi hanno risollevato un po' il sistema immunitario. Poi prodotti per la casa. Poi ho finito le veline di Ticotà Carta Calla, stra belle, 0,99 da Ticotà, quindi che poi sono tutti prodotti per la casa. Ho finito il Winnie's ammorbidente, sapete che è il mio ammorbidente preferito, e l'Home Circus, il deodorante spray per casa reperito da Ticotà. Quindi alimentazione, integrazione, prodotti per casa, prodotti per la persona. Ne abbiamo diversi. Ok, ho finito il Clinians Clinica della Bellezza Hydra Plus acqua micellare attiva antistress, pelli secche o sensibili, 3 in 1, viso, occhi, labbra, detergente, strucca e idrata, con estratto di malva da 400 ml. Ci è voluto un sacco per finirla, ma mi piace tantissimo perché io non la usavo come struccante, la usavo come detergente per la sera, per togliere i residui della giornata. E mi piace tantissimo perché non irrita la pelle, non brucia gli occhi. È una delicata profumazione, molto molto buona. Poi ho finito il mio struccante occhi preferito, che è abbastanza oleoso perché è bifasico, della Yves Rocher, Pur Bleu. Démaquillant Espérose, struccante rapido occhi, fiodese della Gassili, proveniente da tutta la biologica. Mi piace tantissimo, questo è già il secondo che finisco, strucca veramente bene gli occhi. Poi ho finito il Derma Oil, che è un po' tutto sporco, togliti, il Derma Oil di Equilibra, vagamente ripreso dal Bioil,
però con questo mi ci trovo molto meglio del Bioil, anche se il Bioil è abbastanza buono, però questo ha un inci migliore. Mi è piaciuto molto, lo usavo anche oltre che al corpo anche sul viso, molto molto buono. Poi ho finito, che non si vede neanche più cosa c'è scritto, sarebbe il siero della Omia lift immediato con enzima Q10, il siero quello della linea Argan, o lo siero, sì, della linea Argan, siero viso contro, c'è scritto più o meno, sarebbe il siero viso contorno occhi idratante, rassicurante, base trucco per peli normali e miste. Io non l'ho usato come base trucco, l'ho usato solo come siero e contorno occhi, e mi è piaciuto moltissimo. Non se ne parla abbastanza perché a me piacciono molto, soprattutto detergente per il viso, scrub viso, e questo mi è piaciuto molto, detergente scrub della linea Aloe, questo della linea Olive Argan, quella della linea Argan, molto buono. Mi sono imposta ultimamente di finire i profumi già iniziati, così posso, non uso quelli che ho appena comprato, e questa volta ho finito il Flower by Kenzo, era quasi finito, l'ho terminato, me l'aveva regalato mia mamma per un San Valentino parecchi anni fa, e finalmente l'ho finito, me lo posso togliere di mezzo. Come salviettine ho terminato le Speedy Care struccanti reperite da Bigotà, abbastanza buone, però irritano un pochino il viso perché si arrossa subito, e le salviette intime quando è quelle formula fresca, le ho finite. E niente, questo era tutto il video dei prodotti terminati. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e un commentino facendomi sapere cosa avete finito voi dei prodotti in generale, iscrivetevi al canale e azionate la campanellina, è una cosa buona e giusta. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!